occidentano.it questa volta lascia la Campania e vi porta nel Lazio a visitare il castello di Bracciano. Il castello di Orsinio Descalchi è una grande struttura che domina Bracciano e l'omonimo lago. Sorto sui resti della Rocca Vecchia del 1200, nel corso dei secoli ha subito tante trasformazioni, adattamenti e restauri. E nei 26 anni, tra il 1470 e il 1496, subisce una forte espansione voluta da Napoleone ed il figlio Virginio Orsini. La terza fase di committenza riguarda la trasformazione da fortezza a palazzo gentilizio ed è stata voluta da Paolo Giordano Orsini nel momento in cui Bracciano divenne ducato. Dal 1952 il castello è diventato museo e la parte visitabile si snoda su due piani e comprende anche una bella passeggiata tra i camminamenti di ronda, le torri e la corte d'onore. L'ultima stanza del primo piano nobile è detto Sala di Isabella. Parliamo di Isabella de' Medici, sposa di Paolo Giordano Orsini.
Essa è legata alla leggenda che narra che Isabella fosse un'adultera ed avrebbe ucciso i vari amanti di una notte facendoli cadere da un pozzo con le lame e dal fondo colmo di calce. In realtà del pozzo non è rimasta alcuna traccia. La Sala delle Armi raccoglie un'importante collezione di armature da torneo, tra cui una di fabbrica milanese del XV secolo, sul cavallo, e due tedesche del XVI secolo, ai lati del portone. In mostra anche elmi, scudi, cotte d'armi, selle e spadoni a doppia mano. Nelle rastrelliere lungo il perimetro della sala vi sono spade alternate a picche, alabarde e partigiane. I lampadari, realizzati nel sud Tirolo nel XIX secolo, sono composti da due figure di legno, dama e cavaliere, e da corna di cervo del XIX secolo. As the river flows gently to